Buongiorno Franco Fracassa, consigliere, quell'ex Davanti dice che insomma faceva parte della giunta comunale di Teramo che sapete tutti come è andata a finire, ex consigliere anche provinciale. Buongiorno, qual è stato il commento, qual è il commento a questa tornata elettorale di Camera e Senato? Ieri abbiamo sentito il vicepresidente della Regione, che è il consigliere di riferimento della lista Futuro In, di cui Fracassa fa parte, valutare come buono questo risultato in generale di Forza Italia, questo crollo del Partito Democratico, ma soprattutto aver registrato questo grande esplodere del Movimento 5 Stelle, del quale bisogna analizzare anche la contestualità, nel senso la consistenza del voto. Si tratta di un voto di protesta, si tratta di una richiesta da parte dei cittadini di cambiare registro anche nella politica nazionale, vedremo anche se poi anche in quella locale. Sì, buongiorno Teramo. L'analisi fatta da un esperto in materia che da anni vive queste Direzioni esperienze ne abbiamo viste abbastanza, è l'abbiamo vista. perfetta, quindi condivido quello che è stato detto. È chiaro che le elezioni è un atto democratico, va accettato il risultato finale come giusto che sia e va analizzato. Analizzato significa appunto che il Movimento 5 Stelle ha avuto un exploit notevole. Ho notato che c'è una differenziazione fra il Senato e la Camera come punti di percentuale e soprattutto c'è questa differenziazione che noi dobbiamo dare il meglio, noi dobbiamo presentare il meglio che abbiamo sul territorio per poter competere. Con questo voto di protesta, che è giusto che esista, è giusto che ci sia, si può notare che il voto di protesta è quello che ha fatto da padrona sia col Movimento 5 Stelle sia con la Lega, che ha sorretto notevolmente anche tutto il centrodestra. Quello che è la mia riflessione da elettore, da cittadino. Sia per Forza Italia occorre un rinnovamento della classe politica, della classe dirigenziale, e questo me lo auspico anche per il PD, perché il PD è il vero sconfitto sul territorio dove ha avuto dei risultati veramente deludenti, anche se alcuni componenti del PD ha fatto una campagna elettorale. Penso a Mariani, molto diretta, nel senso andando in giro per ogni città cercando di parlare con la gente. Quindi va modificato qualcosa sia da parte di Forza Italia sia da parte del PD. Da Forza Italia a me, io lo dico senza problemi, non sono piaciuti questi paracadutati dalle varie parti d'Italia. Avrei preferito chiaramente qualcuno locale. Infatti Teramo non ha rappresentanti certi. Speriamo in Morra, che deve essere ancora conteggiato il tutto a livello nazionale, ma se no per il resto non abbiamo rappresentanti. Questo che riflesso avrà con le elezioni amministrative che sono alle porte? Adesso tutti i partiti e i movimenti, civici e non, si stanno organizzando per affrontare le elezioni amministrative di fine maggio, primi di giugno per il rinnovo del Consiglio Comunale di Teramo. E in particolare, che ruolo avrà ancora Fracassa a queste elezioni? Beh, il mio ruolo è un ruolo, innanzitutto io voglio sapere da parte della mia coalizione chi è il candidato sindaco, perché per me questo sarà importante, perché è chiaro che ho voglia di vedere una persona capace, una persona credibile, e questo mi farà chiaramente decidere se partecipare oppure no, perché a me personalmente può sembrare una stupidaggine, ma per me non lo è, cioè, per me quella figura deve essere una persona che mi dia fiducia, che mi dia voglia di riprendere un'avventura, di ripetere un'avventura che posso garantire non è facile. Quindi oggi dare delle risposte ai cittadini veramente ci vuole il massimo dell'impegno e quindi per me finché non ci sarà questa figura, finché non avremo scelto il candidato sindaco, da parte mia sono un normale cittadino che ha voglia di fare politica, la può fare e lo dimostreremo durante la trasmissione anche senza avere titolarità.
Nel frattempo, in attesa di questo, il suo ruolo si sta caratterizzando sempre di più per prendersi a cuore le vicende della ricostruzione, un tema che nella campagna elettorale ha riempito gli incontri di tantissimi candidati, così la possiamo dire definendo su tutto l'arco costituzionale, utilizzato più o meno a proposito. In realtà quello che poi resta, ecco, oggi, il 5-6 di marzo, l'indomani delle elezioni, è ancora un problema molto cocente per il territorio, per chi ha una situazione veramente drammatica, quella di essere sfollato e di non riuscire a vedere in fondo al tunnel la luce del possibile rientro a casa. La ricostruzione, al di là delle prospettive e delle dichiarazioni di intenti, resta ancora un problema, è un problema serio, perché non decolla. E nei numeri enunciati nei giorni passati, appunto da Fracassa, che è qui con noi questa mattina, ma anche dall'associazione Robin Hood di Pasquale Di Ferdinando, il quadro non è sicuramente roseo. A questi numeri ha provato a rispondere, ha risposto Mario Mazzocca, il consigliere regionale con delega alla ricostruzione, che ha provato a fare a dare un quadro di quello che ha fatto fino ad oggi l'USR, ricordiamo che è l'ufficio speciale per la ricostruzione, che ha sede a Teramo e che ha probabilmente porta addosso la croce di questa ricostruzione che non parte. Intanto, a che punto è la situazione con l'aggiornamento dei dati, Fracassa? Allora, riprendo un attimo questo che giustamente ha detto lei, perché vede, è stato, a mio avviso, se ne è parlato anche poco durante la campagna elettorale di questo argomento, che è l'argomento principe, è il vero problema di questo territorio. E invito tutti coloro che ne hanno parlato e anche quelli che hanno... Intanto, ecco, grazie a Marco Pediconi dalla regia, che ci sta mostrando le pagine del quotidiano La Città, che ha trattato questo argomento la scorsa settimana, riportando appunto le dichiarazioni di Mazzocca, che dice: scende in campo a difesa dell'USR dopo le critiche di professionisti, costruttori e associazioni. Il sottosegretario snocciola i dati dell'attività, facendoci vedere qual è stata l'attività di emergenza del COR, ma già da questo, con dati che si legge qui, sono aggiornati al 27 febbraio di quest'anno, già si capisce che stiamo parlando di una di attività dell'emergenza, ma no, questo è anche uno dei problemi, no, ma ci sentiamo ancora in emergenza, quando invece l'emergenza è passata. Ma li dirò di più: tutti quei dati che noi leggiamo lì sopra sono dati che sono stati svolti in emergenza dal COR insieme ai comuni. Quindi, non utilizzo un termine alla Di Pietro, non ci azzecca nulla questo ufficio che è stato creato dopo questa emergenza. Quindi, torniamo alla politica. Non si può più prendere in giro la gente, perché dopo si paga in termini elettorali. Se il nostro assessore Mazzocca, insieme al presidente D'Alfonso, sono convinti di poter prendere in giro ancora i cittadini, poi ne pagano le conseguenze al momento del voto. E infatti hanno avuto una diminuzione spaventosa. Ma se noi andiamo a vedere i loro dati che giustificano questo ufficio, io non ho risposto quei giorni. Perché? Perché ho rispetto della campagna elettorale, ho avuto rispetto del 4 della domenica che si andava a votare, quindi poteva sembrare un aspetto politico il mio intervento. Ho evitato di dare una risposta a questi signori. Oggi invece, a bocce ferme, possiamo parlarne, ritengo opportuno che ne possiamo parlare. Perché questo? Perché dare dei dati che non sono veritieri, ma soprattutto non sono stati svolti da questo ufficio, ma sono stati svolti dal COR, che voglio ricordare è un ufficio regionale che è in stanza all'Aquila, che coordinandolo con i comuni abbiamo fatto tutte le verifiche, tutte le schede AIDES sono state fatte dai tecnici, quindi l'ufficio non c'era, non esisteva ancora. Noi invece quello che ci siamo concentrati e volevamo anzi spero che l'assessore possa venire a Teramo, se vuole fare un confronto noi siamo a disposizione. Noi parlavamo invece di altri dati, noi parlavamo invece di quelli che sono, quello che è il confronto fra Regione Marche, quindi il cratere marchigiano, con il cratere abruzzese. A noi che cosa interessa? A noi interessa non sapere quante, anche sapere anche quante pratiche sono state depositate, ma non è un lavoro dell'ufficio, perché la piattaforma che viene utilizzata, dove i tecnici possono inserire queste pratiche, il tecnico dell'USR non deve far nulla.
la recepisce e basta. A noi interessano invece le pratiche portate a termine, cioè queste pratiche a decreto che diventano poi dei cantieri. Questo è quello che a noi ci interessa. Bene, noi, eccolo qui, io ringrazio la regia, c'è Marco Pediconi che ci sta facendo vedere il sito ufficiale attraverso la regione Abruzzo dell'USR. Intanto quali sono Li contiamo insieme, perché se no sono poco credibile. Questo è il sito e sono 1, 2, 3, 4, sono solo 4 pratiche. Ci sono i nomi di chi a chi ne beneficia, e siamo, se entriamo, in questo caso stiamo leggendo i decreti di contributi per la riparazione dei danni. Ne sono solamente 4. Invece se noi andiamo a vedere e quindi andiamo ad analizzare, sono un provvedimento di novembre, uno di dicembre, uno e due di febbraio. Perfetto. Per un totale, io ieri sera li ho aperti tutti e 4, per un totale di 394.000 euro. Noi stiamo movimentando 394.000 euro. Quei cantieri, mano a mano che si apriranno e mano a mano che verranno pagate, perché quelli vengono pagati a step, i SAL, mano a mano che il lavoro va avanti, che sono nel totale, lo stato di avanzamento del... avremo 400.000 euro, vorrendo arrotondare, 400.000 euro di economicità. Se invece noi andiamo a vedere quello che avviene chiaramente nelle Marche, e qui abbiamo un dato totalmente diverso. Hanno ad oggi quasi 342 cantieri. Questi 342 cantieri, che quindi non possono essere affrontati a quei 4, movimentano 40 milioni di euro. Quindi lei può immaginare, per il territorio, movimentare 40 milioni di euro per le ditte, i liberi professionisti e quindi i posti di lavoro, è tutto un insieme che sorregge un'economia che le Marche è in piena attività. Sul nostro territorio, e voglio ricordare che io non parlo solo di Teramo, perché il cratere Abruzzo corrisponde anche a alcuni comuni aquilani, pescaresi e soprattutto i comuni teramani, e questa economia da noi non c'è. E chiaramente è una difficoltà che si sta creando, duplice difficoltà, uno alle aziende, ai liberi professionisti, ma soprattutto a tutte quelle persone che stanno aspettando di poter rientrare nelle proprie abitazioni e invece sono costretti ancora a stare fuori dal nostro comune. E in questo caso io faccio riferimento a 216 teramani che sono ormai da più di un anno alloggiati in albergo. E vi posso dire che è difficoltoso vivere una settimana, un mese, un anno all'interno di una struttura alberghiera che non è la propria abitazione. Questo è quello che noi riscontriamo insieme a Robin Hood, a Pasquale, ascoltando le persone, parlando con la gente. Un ragazzo che deve studiare, un ragazzo delle scuole elementari o delle scuole medie che deve studiare, è un conto dentro la propria abitazione che ha la sua stanza per poterlo fare, è un conto in una struttura alberghiera dove gli spazi sono molto molto limitati. Sono tutti disagi che noi stiamo dando a queste persone. Ma sotto l'aspetto economico, anche qui è importantissimo, noi 216 persone che alloggiano in albergo, io parlo solo di teramani, non ho fatto il conteggio di tutto il cratere, ma lo farò in seguito. Ricordando tra l'altro che un numero aggiornato, noi abbiamo ancora, a distanza di più di un anno dal terremoto, oltre 4.500 sfollati. Ne parleremo, io adesso faccio per step, per far capire alla gente di che ci ascolta, di questa quota, l'economicità. Di questo numero, la quota di 216 ha scelto 216, la sistemazione alberghiera. Al giorno costa quasi 10.000 euro per il mantenimento di queste persone. Al mese 291.000 euro, supera i 291.000 euro, e in un anno abbiamo speso 3 milioni e mezzo. 3 milioni e mezzo solamente per 216 persone. Poi parleremo anche del restante, quelli con l'autonoma sistemazione. Quelli con l'autonoma sistemazione che hanno un costo inferiore rispetto a quelli che sono in albergo. Con 3 milioni e mezzo, quindi concentrandoci solo su questa spesa, solo su queste persone, ma io mi domando quante persone, quante abitazioni potevamo, fra virgolette, aggiustare, rimettere in ordine, renderli fruibili e quindi permettere a queste persone di tornare dentro casa. E le porto un esempio concreto, perché insieme a Pasquale, quindi insieme all'associazione Robin Hood, noi non siamo intenzionati
a essere semplicemente a parlar male, a essere dei disfattisti. No, noi stiamo recuperando tutto ciò che non va in questo, cioè praticamente che non sta andando bene in questo ufficio, per proporre come modificare, come migliorare, per far sì che possa funzionare meglio. Non stiamo semplicemente facendo un discorso disfattista, parliamone male e basta. No. Sentiamo adesso quali saranno le soluzioni, prima però sentiamo, leggiamo insieme un messaggio che ci arriva dalla regia. Se Marco ce lo fa leggere, col qui, si va a casa, che fine ha fatto il traffico impazzito di via Vinciguerra? Mi rendete conto che macello? Ogni giorno della smog il pericolo di finire sotto le macchine reale. Ma Pizzi cosa dice? Allora, rispondo io al telespettatore, perché ricordiamo che non fa più parte della giunta. Oggi c'è purtroppo un'amministrazione straordinaria che regge il comune di Teramo. Intanto è un argomento che terremo presente per alla prima occasione che avremo noi di incontrare il commissario, di sottoporre alla sua valutazione. Ovviamente non è un argomento al quale in questo momento può rispondere. Ma sicuramente posso solamente dire, capisco le difficoltà del signore, perché via Vinciguerra è praticamente la via che assorbe a scendere tutte le macchine che durante la mattina... E quella viabilità straordinaria che si è creata dall'inizio dei lavori del corso. Quindi. Perfetto, con la chiusura del corso. Che succede? Quella viabilità, siccome rimarrà nel tempo, bisogna trovare una soluzione diversa, che può essere quello che tutte le vie a salire, quindi senso unico a salire, sarà la strada via Cerulli, se non erro, dove è anche posizionata la scuola, magari posizionare lì tutte le macchine che si devono reinserire sulla circonvallazione. Questa può essere un'idea, chiaramente se non sarà trattata dal dottor Pizzi la prossima amministrazione sicuramente dovrà intervenire e trovare una soluzione. Sicuramente vecchio. Parliamo delle soluzioni che potete proporre per cercare di aiutare l'USR a sbloccare questa situazione. Allora, rimanendo sempre su questo argomento, quindi dicevo, tutto ciò che noi stiamo prendendo è praticamente tramite i tecnici, è quello che non va da questo, diciamo, da così come viene gestito attualmente questo ufficio. Questo che le mostro adesso è la ricevuta che viene rilasciata dal sistema MUDE. Sistema MUDE, questa piattaforma di cui parlavamo prima, è il sistema MUDE Piemonte, cioè da chi è stata creata? Dal Piemonte, poi è stata utilizzata anche in Emilia Romagna durante il terremoto che c'è stato, e poi è stato utilizzato anche sul nostro sisma da Errani, che chiaramente lo ha portato anche qui da noi. Bene, questo è un esempio in cui un libero professionista ha inserito una pratica completa perché debba essere autorizzato, quindi quel famoso decreto che leggevamo prima, per poter iniziare ad essere un cantiere. Bene, questa pratica è stata inserita il 20/10/2017. 20/10/2017, ad oggi non è stato dato il protocollo. Perché? Non dando il protocollo non scatta il meccanismo della normativa che ti dà un mese di tempo, 30 giorni, per poter valutare la pratica. A noi non va bene questo sistema. Perché non è giusto? Perché il protocollo deve essere dato il giorno... Siamo a 4 mesi dalla presentazione di questa pratica. Perfetto. Perché deve essere dato il giorno in cui questa pratica viene inserita, viene accettata, istanza depositata, c'è scritto. Quest'altro esempio è ancora più particolare, il 24/7 è stata depositata dal tecnico, inserita sulla piattaforma MUDE, ad oggi non è stato dato il protocollo. Ma in questo modo non c'è trasparenza amministrativa. Perché? Perché in questo modo qualsiasi persona potrà passare avanti. Non ho la certezza, ma il dubbio mi può rimanere, non dandomi il protocollo al di là di questo, a distanza di mesi, al di là di questo non avvia la macchina della ricostruzione, perché comunque la pratica non viene sicuramente presa in esame, in considerazione, considerando che probabilmente, non essendoci anche un nuovo protocollo, non viene presa proprio in considerazione. Non viene presa in considerazione, non scatta quel meccanismo dei 30 giorni e, cosa ancora più grave, noi non abbiamo accesso a questi dati. Se entro sul sistema Marche, mi dà i nomi e cognomi di tutte le pratiche depositate e l'iter al momento dove si trova, noi, come abbiamo visto poc'anzi, possiamo vedere solamente quelli a decreto. Oggi io non so dire quante pratiche sono inserite sul cratere Abruzzo e non so
non posso seguire nemmeno da casa, diciamo, l'iter dove mi trovo, dove si trova la mia pratica. Bisogna andare per forza lì a chiedere. Lì l'apertura è riservata a pochissime ore alla settimana, questa è un'altra lamentela da parte dei tecnici, che non riescono ad avere le risposte che occorre per poter capire questo sistema MUDE, e quindi si trovano anche in difficoltà. Voi siete riusciti ad incontrare mai il commissario che gestisce? Io l'ho incontrato quando svolgevo il ruolo di assessore, ho avuto modo, però era l'inizio, perché lui si è insediato il 24 febbraio 2017, quindi abbiamo superato abbondantemente un anno. Anche qui ci fu un ritardo di 4 mesi, gravissimo. Le Marche sono partite a novembre 2016. Secondo me questa differenza in che cosa consiste? Perché le Marche sono riuscite a partire? Perché la Regione Abruzzo, noi ricordiamo che questo è un ufficio regionale, la Regione Abruzzo delle Marche, dell'Umbria e del Lazio misero immediatamente dei fondi per dare la possibilità a questi uffici di essere subito funzionali. Quindi mezzi, quindi computer, tutto quello che necessitava, e personale. Invece la Regione Abruzzo si è presa 4 mesi di tempo. Perché? Perché ha dovuto selezionare un direttore che potesse gestire questo ufficio, a differenza degli altri che invece avevano già le idee chiare nel prendere persone che avessero già delle competenze in materia, persone che avesse già trattato. Cioè, dice, abbiamo preso qualcuno che ha dovuto studiare una selezione su curriculum. Quindi sono state selezionate, non so dirle quante persone, dalla Regione Abruzzo, tutte le persone che hanno mandato dei curriculum, e quindi si è avuto questo lasso di tempo di 4 mesi per fare tutto ciò. Poi, una volta che è stato scelto il direttore, praticamente mancavano i computer. Ma come si può velocizzare questa ricostruzione? Come si può velocizzare? Se serve altro personale, va detto, e immediatamente va inserito. Bisogna obbligatoriamente, il protocollo non può essere gestito in questo modo, con scarsa trasparenza. La pratica entra oggi. Il protocollo, anche se me lo si dà dopo 48 ore, ma deve avere il riferimento dal giorno che è stata inserita la pratica, perché il sistema dà questa frase: depositata con la data a fianco. Per me depositata con quella data significa che da quel giorno il personale, entro un mese, deve dire se quella pratica è completa o cosa manca. Dare la possibilità ai tecnici di poter lavorare serenamente. Avete iniziative in programma, qualche idea di poter cercare di smuovere questa situazione? Sempre insieme a Pasquale, sempre insieme a Robin Hood, noi siamo intenzionati a fare una manifestazione, non questa settimana, la prossima. Chiaramente lo comunicheremo agli organi di stampa, faremo una manifestazione. Sì, chiaramente non devo dirlo, ultra pacifica, nel senso che ci metteremo lì sopra al marciapiede, buoni, calmi, parleremo di queste problematiche. Mi aspetto i liberi professionisti, mi aspetto le imprese, mi aspetto tutte quelle persone che si trovano in disagio dentro gli alberghi, ma anche come autonoma sistemazione, adesso ne parleremo. Mi aspetto quella classe politica che ha parlato di questo argomento, che ci andrà a rappresentare a Roma. Mi aspetto quelle persone, faccio un nome, non a caso, mi aspetto, inviterò anche Mariani, perché noi dobbiamo dare una scossa. Cioè, questo, la politica io la sto mettendo un po' da parte, non è un discorso quello che stiamo trattando questa mattina, dove si deve dare un colore politico. Quello di cui stiamo parlando questa mattina è una problematica del nostro territorio. Non ci deve essere Franco Fracassa o Robin Hood. Tutti significano tutte quelle persone che hanno interesse a far sì che questa provincia non muoia, che questa città possa ripartire, perché avere tutte queste persone fuori dal territorio significa uccidere
il commercio, significa non avere i consumi sul posto, e questo è basilare, e dobbiamo far tornare nella loro normalità tantissime famiglie. Se me ne dà l'opportunità, io velocemente, perché siamo in chiusura, abbiamo anche dei messaggi, messaggi da leggere. Questo è importantissimo per me. Io durante l'assessorato ho avuto un caso specifico, una casa comunale, Villa Ripa, 13 famiglie di proprietà del comune, 13 famiglie messe fuori perché in seguito al sisma di ottobre, del 30 ottobre, si sono lesionati i giunti, quindi di conseguenza la squadra che mandò il COR, gestita dal comune, emanò appunto questa, questa sentenza, fra virgolette, che non era più agibile. Bene, che cosa ha fatto il comune di Teramo? L'assessore insieme al proprio dirigente, abbiamo stanziato una somma urgenza subito, immediatamente. Questo è il computo metrico, questo è il certificato di esecuzione dei lavori. Non è che abbiamo fatto dei lavori a caso, abbiamo fatto quei lavori che venivano specificati sulla scheda EIDES. Quindi non è che ci siamo inventati qualcosa di diverso. Bene, noi per rimettere 13 famiglie quindi nella propria abitazione abbiamo speso 2.919 euro. È da un anno che queste 13 famiglie sono dentro casa. Ma lei lo sa quante tipologie B di questo genere abbiamo a Teramo? Un'infinità, con spese che vanno dai 10 ai 7 ai 20 ai 30 mila euro. Quanto abbiamo speso, quanto abbiamo risparmiato come comune di Teramo, quindi i soldi della gente, i soldi delle tasse dei cittadini, in queste 13 famiglie in un anno? Bene, siamo in grado anche di fare questo conteggio. 156 mila euro se queste 13 famiglie optavano per autonoma sistemazione. Se invece optavano per andare in albergo, avremmo speso 858 mila euro. Quale periodo? In un anno? In un anno. Quindi questo fa capire realmente, con questi numeri noi facciamo capire alla gente quanti soldi si stanno spendendo, ma non nel verso giusto, non per la ricostruire, semplicemente per mantenere queste persone dislocate anche fuori Teramo, creando anche delle difficoltà a queste persone. E questo discorso è chiaro, il rapporto tra costo e benefici rispetto al fatto di avere fuori casa la gente è sostenuta e pagando. È evidente sotto gli occhi di tutti. Mi sembra di capire che nel nostro Abruzzo viviamo in un paese oltre quello del terzo mondo, ci scrive Carlo. Vediamo anche l'altro messaggio. Italia sostanzialmente divisa in due, tutti gli osservatori ne hanno preso atto, le regioni che vanno spedite votano centrodestra, Fontana governatore, il resto fino alle Marche ha votato un movimento che promette la manna dal cielo senza fare nulla. Da notare il Lazio, dove il 5 Stelle è arrivato terzo alle regionali nonostante il buon governo della Raggi. Grazie a Gabriele Sturba che ci regala questa analisi politica per dire anche la sua, grazie di questo intervento che non è in argomento. C'è da muovere sicuramente e da suggerire soluzioni veloci per cercare di farla ripartire questa economia. Sì, noi dobbiamo essere seri, non usciamo con questi articoli sul giornale, mi riferisco all'assessore Mazzocca, deve venire qui sul territorio, deve essere qui con noi il giorno che faremo questa manifestazione, deve con noi guardare i dati che noi, io questi dati, tengo a precisarlo, li prendo sul web. Li prendo entrando sul sito Marche, vi invito tutti i cittadini, non è una mia invenzione, entrate sui siti della Regione Marche, entrate sul sito Regione Abruzzo e io faccio semplicemente, vado a comparare, vado a dimostrare quello che stanno facendo e quello che noi invece non stiamo facendo. Quindi quando io parlo di questo argomento, per cortesia, non parlo e non mi interessa nessun colore politico. Qui noi stiamo parlando della nostra città, noi stiamo parlando di Teramo, noi stiamo parlando dell'Abruzzo. Quindi in questo momento queste forze devono essere unite. Ripeto, io mi rivolgo, lo faccio qui, grazie per l'opportunità che mi sta dando, lo farò invitando tutti. Il giorno che insieme a Robin Hood, insieme a Pasquale decideremo di fare questa piccola protesta, dove porteremo i nostri dati, dove porteremo le nostre idee, dove diremo dove si sta sbagliando, dove diremo cosa bisogna fare. Sicuramente è una cosa certa, non riusciremo mai a recuperare quello che le Marche hanno raggiunto come primo obiettivo,
ma neanche possiamo rimanere così fermi e non provare quantomeno a far partire questa macchina, perché a mio avviso è il vero argomento di cui dobbiamo parlare in questo momento per il nostro territorio. Bene, grazie Fragassa. Allora noi seguiremo, registreremo questa iniziativa che si svolgerà tra breve per muovere un po' la situazione attorno a questa ricostruzione, che resta uno dei problemi più grossi del nostro territorio. Grazie anche a voi telespettatori per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione, ore 14, ore 19 sono i due appuntamenti del nostro TG. Nel frattempo buon proseguimento di mattinata con i nostri programmi. Arrivederci.